Una furibonda lite tra ex coinquilini si è risolta con 3 feriti, 2 dei quali sono stati accompagnati al pronto soccorso con altrettante ambulanze. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio in via Galizia 39, dove tutto è partito da una prima schermaglia tra un uomo di circa 40 anni e un ragazzo poco più che ventenne. Il primo avrebbe scagliato un calcio alla portiera dell'auto del più giovane e da quel momento la situazione è degenerata. I due si sono affrontati con calci e pugni e alla rissa si è quindi unito il padre del più giovane che, nonostante fosse a letto con l'influenza, non ha esitato a difendere il figlio e a scagliarsi contro il quarantenne che precedentemente lo aveva colpito ad un orecchio con una pietra. All'origine della zuffa alcuni vecchi rancori tra coinquilini che non si sono mai sopiti, nonostante una delle due famiglie avesse perfino cambiato indirizzo. Sul posto, per sedare la rissa, sono intervenute 4 pattuglie della Volante che hanno richiesto l'intervento di 2 ambulanze per accompagnare i feriti al pronto soccorso. Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che ad avere la peggio sia stato il quarantenne, che è stato raccolto esanime da terra con la faccia piena di sangue, mentre il padre del ragazzo presentava una ferita lacero contusa all'orecchio dove sarebbe stato colpito dalla pietra.